DAG Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, Mano Calzati, nei pressi di Avellino Est. Buonasera e ben ritrovati con Diretta Stadio e Studio. Ci ritroviamo per questa prima puntata dopo la novità di quest'anno, il pre-gara per tutte le partite dell'Avellino. Torniamo anche, come sempre, il nostro consueto appuntamento nel post-gara per commentare tutte le partite dei Lupi. Avellino che ha fatto il suo esordio in campionato questa sera al Partenio Lombardi contro il Brescia, un pareggio per 1-1 che, vedendo come sono andate le cose nel corso della partita, sta un po' stretto all'Avellino per la mole di gioco che è stata capace di mettere in atto la squadra di mister Toscano. In rete prima le rondinelle con un calcio di punizione di Andrea Caracciolo. Dopo 10 minuti l'Avellino è riuscito a pervenire al pareggio grazie al solito Gigi Castaldo, primo gol in campionato, 45esimo in Serie B. Parleremo di questo e di tanto altro naturalmente con collegamenti allo stadio Partenio Lombardi, ma soprattutto con voi telespettatori da casa che potete interagire con lo studio telefonando al numero 0825 31 399. Mister Toscano, come abbiamo visto nel pre-gara, aveva scelto un 11 tutto nuovo, un 3-5-2 con Radunovic tra i pali, difesa 3 composta da Doncor, Biraschi al centro di numerose voci di mercato. Vedremo anche se ci sarà qualche notizia ulteriore questa sera per capire se quella con il Brescia è stata l'ultima partita di Davide Biraschi con la maglia dell'Avellino oppure no. Sull'out sinistro il giovane Diallo. Nel centrocampo a 5, fasce presidiate da Belloni a destra e da Sma sulla sinistra, tridente terzetto in mediana composto da il neoacquisto Lasic, Omeonga e D'Angelo, tandem d'attacco composto invece da Castaldo e Benjamin Mokulu. Nel secondo tempo c'è stata anche una novità assoluta, chiedo anche ulteriormente lumi, tra poco li chiederò a Domenico Zappella, un nuovo modulo. Toscano ci aveva abituato, era arrivato in Irpinia con il suo amato 3-4-3, si è affidato al 3-5-2, fatto sta che questa sera nel secondo tempo si è, con l'ingresso di Verde al posto di Belloni, uscito davvero sfinito dalla gara di questa sera, Verde si è schierato sulla tre quarti con un Avellino che ha cambiato nuovamente modulo, quindi passando ad un 3-4-1-2. Vediamo, ho sentito il telefono squillare, datemi, ce l'abbiamo, prima telefonata della stagione di Diretta Stadio Studio, pronto? Buonasera, sono Raffaele, buonasera. Ciao Raffaele, buonasera, ben ritrovato. Dunque, io direi un esordio positivo perché abbiamo lottato su tutte le palle. E comunque vi ricordo che il sabato è per l'uomo e non l'uomo per il sabato, quindi bene così e un saluto ai miei amici di Nusco. Ciao. Va bene, grazie, grazie Raffaele, mi unisco al saluto degli amici di Nusco. Ebbene sì, lo stiamo dicendo, un esordio positivo, ripeto, a mio parere sta un po' stretto questo pareggio dell'Avellino per quello che si è visto, per le occasioni create sia nel primo tempo sia nel secondo tempo che c'è stato. Iniziamo subito bene, sono curioso poi di andare a vedere se negli highlights ci sarà o meno un gol annullato all'Avellino.
a me non sembrava fuori gioco, però quello che conta non è il mio parere, ma quello della terna arbitrale. È stato annullato il gol del 2-1 firmato da Angelo D'Angelo, che era stato bravo ad imbucare con un colpo di testa su un calcio di punizione calciato proprio da Daniele Verde. Vedo già pronto dalla pancia del Partenio Lombardi il collega Domenico Zappella. Domenico, stiamo sottolineando che è stato un buon esordio per l'Avellino e, a mio parere, da quello che ho visto, ora mi dirai anche la tua, un pareggio che sta anche stretto alla truppa di Toscano. Buonasera. Buonasera a te Leonardo, ben ritrovato a te e a tutti i nostri telespettatori. Sì, la tua è stata un'analisi lucidissima che condivido in pieno. Se fosse stato un match di pugilato piuttosto che una gara di calcio, probabilmente, anzi sicuramente, l'Avellino l'avrebbe vinta i punti, soprattutto per la mole di gioco creata nei primi 20 minuti del primo tempo con due azioni rocambolesche, soprattutto il colpo di testa di Castaldo e poi successivamente l'imbucata di Omeonga per Mokulu. In entrambe le circostanze, soprattutto la seconda, è stato davvero eccezionale Minelli, che a mio parere è stato il migliore in campo per il Brescia, ma più in generale di tutta la gara. È piaciuto l'atteggiamento dell'Avellino dal punto di vista della volontà, era quello che aveva chiesto mister Toscano ed era un po' il grande punto interrogativo soprattutto di questo inizio di stagione. Dal punto di vista delle motivazioni, dal punto di vista della volontà, l'Avellino ha risposto presente. Ovviamente questa prima partita ha evidenziato anche qualche punto interrogativo, soprattutto sulla tenuta complessiva della squadra, ma avremo tempo e modo di poter analizzare, fermo restando che, lo ripetiamo, l'abbiamo già detto durante il pregara, in questo momento è azzardato fare giudizi complessivi su una sulla prestazione. Bisognerà aspettare, bisognerà pazientare per cercare di capire quale potrà essere il valore reale di questa squadra. Io prendo Leonardo giusto tempo perché forse fra pochissimo avremo il primo ospite ai nostri microfoni, infatti mi fanno cenno che fra poco avremo mister Brocchi per quanto riguarda il Brescia, quindi dicevamo appunto l'Avellino ai punti avrebbe meritato. Poi c'è stata questa punizione perla da parte di Caracciolo, l'Avellino ha saputo reagire, lo ha fatto prontamente, ha sfiorato prima il pareggio, poi lo ha realizzato con il colpo di testa di Castaldo. La difesa del Brescia è stata disattenta, ma è stata in tale circostanza abile l'Avellino sulla rimessa laterale di Belloni. E poi la notizia me l'hai data praticamente tu, Leonardo, perché la sensazione che io avevo avuto dalla tribuna è che probabilmente forse c'era il fuorigioco sul gol realizzato da Angelo D'Angelo. Per quello invece che ho ascoltato dalle tue parole, la tua sensazione è quella che non c'era fuorigioco, è così? Sì, da quello che ho visto io, dalle riprese che ha concesso Sky, dai replay, non si capiva benissimo, però la difesa del Brescia era altissima fino a fuori l'area di rigore. Da quello che mi è parso di vedere, Angelo D'Angelo era in linea. Poi, ripeto, siamo sempre in attesa, anche quest'anno cominciamo questo leitmotiv per vedere se all'interno degli highlights ci sarà o meno questo episodio incriminato. Fatto sta che l'arbitro con la terna arbitrale ha annullato questo gol e siamo qui a commentare un pareggio, Domenico, per 1-1. In attesa di che arrivi ai nostri microfoni allenatore... Leonardo. Sì, ti sento. Ti volevo far notare anche una cosa, perché mi veniva in mente proprio in questi frangenti, con il nuovo manto erboso in sintetico, se ci hai fatto caso, non so se anche le inquadrature televisive rispecchiano un po' quello che è la realtà dal punto di vista dell'occhio umano, con il manto erboso in sintetico praticamente sono scomparse le cosiddette pettinature del manto erboso, quindi secondo me anche questo potrebbe essere un fattore che alla lunga potrebbe chissà risultare
determinante anche per gli assistenti di gioco. Intanto ci sta raggiungendo, eccolo qui, mister Brocchi, il nostro primo ospite di Diretta Stadio e Studio. Mister, innanzitutto commentiamo questa partita, un risultato, un pareggio che accontenta entrambe, soprattutto per il precampionato, abbastanza difficile sia da una parte che dall'altra. Sì, ma io i precampionati non li considero mai, perché dipende anche dal lavoro che fanno le squadre, da quello che tu hai come obiettivo. L'obiettivo non è vincere le amichevoli precampionato, ma l'obiettivo è quello di farsi trovare pronti dal punto di vista atletico quando inizia. E quindi io penso che a volte nel calcio ci voglia anche la pazienza, almeno di aspettare un periodo iniziale prima di tirare delle conclusioni. Ma io penso che stasera, nonostante il precampionato, l'Avellino abbia avuto dalla sua parte un pubblico meraviglioso che li ha sostenuti dal primo all'ultimo minuto. Sentivo spesso battere le mani e incoraggiarli anche nei momenti di difficoltà, e anche noi abbiamo avuto i nostri tifosi che hanno fatto tantissimi chilometri per seguirci, e quindi va fatto un applauso anche alle tifoserie che se lo meritano. Due squadre che hanno dimostrato entrambe tanta volontà, due squadre che però necessitano probabilmente di ulteriori rinforzi nei prossimi giorni. Ma io su questo ho troppo rispetto per i giocatori che ho in rosa per parlare di altri giocatori che non ci sono, e la società penserà al da farsi, e se arriveranno altri giocatori saranno ben accetti all'interno di questo gruppo. L'ultimissima domanda, le chiedo la sua emozione personale, era il debutto assoluto nel campionato di Serie B, qui ad Avellino a pochi chilometri di distanza a Napoli è sceso in campo il suo vecchio Milan. Sì, ma non è... L'emozione era per l'esordio con questa nuova maglia, con una maglia che io ho sempre reputato gloriosa e importante, quindi sono fiero di essere allenatore del Brescia, e la mia concentrazione era solo ed esclusivamente per i miei ragazzi. E poi dopo guarderò poi le immagini del Milan, perché rimarrò sempre comunque uno dei primi tifosi milanisti. Grazie mille a mister Cristian Brocchi. Leonardo, ti restituisco momentaneamente la linea e ti dico che probabilmente avremo fra pochissimo Gigi Castaldo. Va bene, grazie Domenico. Milan sconfitto 4-2 dal Napoli, però non è questo il risultato che ci interessa. Ci interessano invece gli altri risultati di questa prima giornata di Serie B, che con l'ausilio della grafica andiamo a leggere. Giornata che si è aperta ieri con il pareggio 1-1 tra Spezia e Salernitana. Proseguita quest'oggi la giornata con il pareggio anche dell'Avellino 1-1 con il Brescia, colpaccio esterno del Cittadella 2-1 sul campo del Bari. Prima storica vittoria in cadetteria per il Benevento, che ha battuto 2-0 la SPAL, anche la squadra di Ferrara, neopromossa in Serie B, ma di tutt'altra storia. Vittoria per 2-0 anche del Frosinone sulla Virtus Entella, altro pareggio per 1-1, quello tra Provercelli ed Ascoli, rinviata per i motivi di cui abbiamo già discusso Ternana-Pisa, vittoria roboante del Verona 4-1 sul Latina, fa subito capire la sua forza la squadra scaligera in questo campionato di Serie B, vittoria anche 2-0 in trasferta del Carpi sul campo del Vicenza. La giornata si concluderà con due posticipi, quello di domenica domani alle 17.30 tra Novara e Trapani, la giornata si concluderà lunedì sera alle 20.30 con Cesena-Perugia. A proposito di lunedì sera, naturalmente vi ricordo che torna il consueto appuntamento con Contatto Sport in diretta su Prima TV e Telenostra. Mi fanno cenni dalla regia, è arrivata un'altra telefonata e la ascoltiamo. Pronto? Ciao Leonardo, sono Marco. Ciao Marco, buonasera, ciao. Allora, io sono soddisfatto della partita che ha fatto l'Avellino. L'Avellino meritava di vincere, secondo me, perché ha fatto una grande partita. Ha calato solo giù i 20 minuti del secondo tempo quando è venuto il gol di Caracciolo. Comunque, grande prestazione. Giocatori motivati. Secondo me quest'anno ci divertiamo. L'importante è che si lotta e che si suda la maglia. Un saluto a Domenico Zappella, e vorrei sapere se è ufficiale che Biraschi va a Genova oppure rimane. Ne parleremo, ciao. Ne parleremo, caro Marco. Naturalmente, oltre al calcio giocato, è anche il calciomercato a tenere banco in queste ore, in questi ultimi giorni. La chiusura è prevista per la prossima settimana. Grazie Marco, e
Do immediatamente la linea a Domenico Zappella dallo Stadio Partenio Lombardi in compagnia, come già annunciato, di Gigi Castaldo. Eccoci qui con Gigi Castaldo. Gigi, il nostro tifoso da casa, diceva l'importante è che si lotta e che si suda la maglia. L'Avellino oggi l'ha fatto. Ma quello non deve mai mancare. Oggi sapevamo che i punti contavano e abbiamo fatto una grande partita anche sotto il piano del sacrificio e da veri lupi, perché abbiamo lottato dal primo al 90esimo, quindi ho visto una grande squadra. Cambiano allenatori, cambiano protagonisti, non cambia Gigi Castaldo. Hai confermato per l'ennesima volta di essere il vero leader di questo Avellino, al di là del gol. Ma cerco di dare il mio contributo come ho sempre fatto, a volte ci riesco, a volte ci riesco meno, però l'aiuto dei compagni è sempre importante, quindi metto la mia esperienza a servizio del gruppo. Quest'anno è un gruppo abbastanza giovane, quindi dobbiamo essere noi esperti a portarceli con noi, perché ci possono dare una grande mano. Abbiamo cambiato tantissimi giocatori, quindi sicuramente non era facile, però ho visto una grande squadra, tenere bene il campo e lottare su ogni palla, quello non dovrà mai mancare. Queste prime gare di agosto, seppur erano state solo precampionato, la Coppa Italia, comunque a Bassano avevano fatto suonare un po' il campanello d'allarme, un campanello d'allarme che questa sera, diciamo, è stato almeno momentaneamente spazzato via, è così? Ma oggi sapevamo che i punti contavano, quindi ci tenevamo a far bella figura, poi giocavamo davanti al nostro pubblico e partire bene era il nostro intento. Peccato, perché volevamo i 3 punti, però alla fine è arrivato un grande punto, ma credo una grande prestazione, perché veramente abbiamo fatto delle buone cose. Una prestazione che ai punti meritava maggiore fortuna, meritavamo la vittoria. Ma sicuramente, per quello che si è visto in campo, meritavamo i 3 punti. Peccato, però poi alla fine queste partite rischi anche di perderle, quindi un punto importante che fa morale. Adesso continuiamo a lavorare come stiamo facendo, perché la strada è ancora lunga, però ci sono buone prospettive. Dal punto di vista tuo personale, invece, dopo quelle voci che già avevi smentito prima della chiusura della scorsa stagione, questa volta non si è rincorsa nessuna voce. Gigi Castaldo, come detto, è il leader, l'emblema di questo Avellino. L'Avellino è ripartito da Gigi Castaldo e da Angelo D'Angelo. Ma credo che sia giusto così. Ci sono state tante voci, alcune vere, alcune no, però il mio intento è stato sempre di dare il contributo a questa squadra. Non ho mai pensato di andare via, e insieme alla società abbiamo deciso così, quindi tengo tanto a questa maglia, sia io che D'Angelo ci teniamo veramente tanto, e anche oggi l'abbiamo dimostrato. Ti passo l'auricolare, c'è Leonardo dallo studio. Buonasera, ben ritrovato. Hai iniziato la tua carriera con la maglia dell'Avellino, con Massimo Rastelli in panchina, un fedelissimo del 3-5-2. Quest'anno in panchina con Mimmo Toscano si era iniziati con un modulo, il 3-4-3, poi si è passato al 3-5-2. L'unica mossa, l'unica pedina imprescindibile, al di là dell'allenatore, al di là dei moduli, sei sempre tu comunque. Ma innanzitutto buonasera, grazie per il complimento. Io cerco sempre di dare il massimo, al di là del modulo bisogna sempre dare il massimo per questa maglia. Lo meritano i tifosi, lo merita la società, lo merita il mister, tutto il gruppo. Quindi da parte mia c'è sempre massima disponibilità a soffrire e dare sempre il meglio. Ha sottolineato come nel precampionato ci sia stato un po' di malumore all'interno della tifoseria biancoverde. Credi che questa sera i tifosi siano tornati a casa contenti per la prestazione e per il risultato? Ma assolutamente sì, oggi al di là del risultato credo che abbia fatto una buona partita, il punto ci va anche stretto per quello che si è visto. Però i tifosi anche a fine gara ci hanno applaudito, quindi credo che tutto l'ambiente è contento di quello che abbiamo offerto, perché abbiamo sudato la maglia e veramente abbiamo dato il cuore.
e quello non dovrà mai mancare. Ti chiedo un'ultima curiosità, come è stato questa sera entrare sul nuovo manto erboso del Partenio Lombardi e soprattutto fare l'ingresso in campo dalla bocca di quel maestoso lupo? Ma una bella sensazione, il campo è veramente bello, ci si deve ancora abituare perché il rimbalzo è diverso, però comunque c'è stato veramente, è stato tutto fantastico, anche l'ingresso in campo ci ha dato una carica in più, vedere quel lupo, una cosa veramente bella. Perfetto Gigi, grazie, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Grazie, ringraziamo Gigi Castaldo, torneremo tra pochissimo da Domenico Zappella, nel frattempo diamo sempre spazio a voi telespettatori da casa, in linea un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera. Salve, sono Antonio da Contrada. Ciao Antonio, buonasera. Faccio i saluti a te e a tutta la trasmissione. E una cosa vi voglio dire, perché adesso quest'anno siete la partnership dell'Avellino, la televisione, sì, e dovete anche essere un poco, attaccare un pochettino quanto ci vuole, criticare anche ci vuole sia il presidente che la società, non limare sempre le cose, perché mo, già adesso quest'anno si è partiti secondo me anche un pochettino male, mi auguro che non è così. Cioè, nel senso, abbiamo preso un allenatore che fa 4-3-3, abbiamo preso un giocatore che fa 4-3-3 e alla fine poi abbiamo cambiato modulo, abbiamo dovuto comprare altri giocatori. E adesso mo, quest'altro giocatore, sto Verde, BVV, per questo modulo che fa Toscano, non va per l'Avellino. Secondo me bisogna correggerli, perché oggi devi tenere presente che il Brescia non è che ha fatto granché, è quasi scarso. Noi il pareggio andava bene, il gol era regolarissimo, per l'ennesima volta anche incominciamo già male tra parte degli arbitri, facendo il gol regolare, era regolarissimo il gol. Grazie. Saluto a tutti, ciao Leonardo. Grazie, grazie Antonio, grazie. Andiamo, vedete nel riquadrino, è già pronto al microfono Domenico Zappella, mister Toscano, a te Domenico. Sì, eccoci Leonardo con mister Toscano. Mister, si parte subito con un pareggio, però commentavamo, alla lunga l'Avellino avrebbe meritato assolutamente questa vittoria. Credo di sì, però poi io devo analizzare i 90 minuti, dove devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una prestazione quella che mi aspettavo, forse con un pochettino più di fortuna potevamo portare a casa la vittoria. Mi dispiace non averla portata, soprattutto per loro, per come si stanno allenando, per come hanno interpretato la gara oggi e per i tifosi che oggi ci hanno sostenuto veramente tanto nei momenti difficili, nei momenti di esaltazione. Si era creato un bel clima, forse per il nostro atteggiamento, per la nostra prestazione. Bisogna continuare su questa strada, cercando di lavorare sugli errori che abbiamo commesso. Anche oggi abbiamo commesso degli errori, non solo abbiamo fatto delle buone cose, e insiste sulle buone cose che abbiamo fatto. La strada è lunga, è una squadra nuova di giovani, devi mettere in preventivo i giovani che ti possono dare la loro freschezza, la loro spensieratezza, ma mettere in preventivo anche dei momenti di calo, dei momenti di disattenzione, degli errori. Però se continuo a vedere questo atteggiamento durante la settimana, questa abnegazione, sicuramente ha questa squadra ampi margini di miglioramento. Non so quante partite vincerà, però ha tante margini di miglioramento. Ecco appunto mister, l'aspetto più importante è stato quello dell'atteggiamento. Abbiamo visto l'Avellino che veramente voleva Toscano, feroce, aggressivo, che lottava su ogni pallone. Da un punto di vista invece strettamente tecnico è un Avellino che, come hai sottolineato stesso tu, ha evidenziato alcune lacune, però questa è una mia analisi personale, ho visto un Avellino che tatticamente era posizionato in maniera perfetta, occupava tutte le zone del campo, questa dimostrazione che i moduli, i numeri spesso se li porta via il vento.
Non serve attenzione, serve collaborazione, serve lavoro di squadra e oggi i ragazzi ce l'hanno messo. Dobbiamo fare qualche errore in meno dal punto di vista tecnico, il passaggio più veloce, il cross più preciso, andare ad attaccare il cross con più cattiveria, perché ne abbiamo fatti tanti oggi, siamo arrivati molte volte sia con Asmar che con Belloni al cross. Il giro parla un pochettino più veloce per guadagnare gli esterni, ho tante cose da lavorare, però ripeto, a me mi fa ben sperare la voglia di allenarsi e di come sta lavorando, come lavorano questi ragazzi. Non bisogna cullarsi da questa prestazione, perché sennò faremmo un grande errore. Dobbiamo partire da questa prestazione e lavorare ancora di più per far migliorare le qualità che secondo me questi ragazzi ci hanno. Un campionato che ora si giocherà sulla carta con la chiusura del calciomercato, ti chiedo a tal proposito, perché sono tante le sollecitazioni che ci arrivano da casa, quale sarà il futuro di Davide Biraschi? Si rincorrono tante voci, hai parlato col ragazzo, hai parlato con la società, possiamo tranquillizzare i tifosi oppure? Non lo so, il ragazzo ha parlato con la società, io sarei ben felice che rimanesse, ma sarei altrettanto felice se potesse andare a calcare palcoscenici più importanti in categorie superiori. Lo devo ringraziare perché indipendentemente da tutto mi ha dato una grande disponibilità oggi e durante la settimana, e oggi ha fatto una grande partita. Ti passo Leonardo dallo studio. Mister, buonasera e benvenuto a Diretta Stadio e Studio. Parto subito con una domanda diretta. Sbaglio nel secondo tempo con l'ingresso di Verde si è passati ad un 3-4-1-2? Ho visto male? No, hai visto bene. Era l'unica soluzione che potevamo adottare sia in fase di non possesso, perché non riuscivamo più ad accorciare sul centrocampista a basso loro, e sia in fase di possesso creare delle situazioni che potevano mettere in difficoltà i due centrali avversari. Che impressione le hanno fatto i nuovi, e per i nuovi intendo l'ASIC, che è arrivato praticamente solo un paio di giorni fa qui ad Avellino, e su Diallo, al di là dell'espulsione, c'è ancora da avere fiducia in questo ragazzo? Ma sicuramente non mi piace parlare dei singoli, perché credo che tutti i ragazzi, tutta la squadra abbia fatto bene, da chi è sceso in campo, da chi è entrato, da chi è stato in panchina, è quello l'atteggiamento che mi è piaciuto di più. Ripeto, siamo una squadra giovane, una squadra che deve mettere in preventivo gli errori, però i giovani ti possono dare freschezza, ti possono dare spensieratezza, e devi mettere in preventivo i cali di concentrazione, gli errori. Però se si mette in campo questo atteggiamento e si lavora durante la settimana come stanno facendo questi ragazzi con grande dedizione, credo che solo si può migliorare. Mister, io la ringrazio, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Grazie a mister Toscano, grazie a Domenico Zappella, tra pochissimo torneremo per commentare anche le parole, secondo me alquanto sibilline, di mister Toscano sulla possibilità che Davide Biraschi possa lasciare l'Avellino. Nel frattempo sento il telefono squillare, se mi date alla regia l'ok, se c'è un'altra telefonata la ascoltiamo. C'è? Non mi danno segni dalla regia. C'è, ok, c'è. Pronto? Pronto? Buonasera. Chiamo sempre da Bagnoli. Ciao Giuseppe, buonasera. No, io volevo dire solo due cose quando riguarda la partita dell'Avellino. Io ho visto una buona squadra che ha giocato, prego solo la società di mettere un centro avanti, perché secondo me lì davanti siamo un pochino molli, e di non toccare più questa squadra, perché ci toglieremo parecchie soddisfazioni. Con i recuperi di tutti i centrocampisti che stasera mancavano, questa squadra possiamo andare veramente da lontano. Però io credo che bisogna prendere una punta di esperienza a fianco a Castaldo e ci giochiamo almeno i playoff, li possiamo puntare. Poi un bocca al lupo per la transizione, speriamo che quest'anno facciamo un altro grande campionato.
Lo speriamo tutti, grazie. Grazie a Giuseppe da Bagnoli. Noi dobbiamo fermarci per la prima pausa pubblicitaria, poi rientreremo naturalmente con la seconda parte di Diretta Stadio e Studio. DAG Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, Manocalzati, nei pressi di Avellino Est. DAG Auto Mercedes-Benz è sinonimo di prestigio, affidabilità e sicurezza. L'ambizione della DAG Auto è raggiungere la piena soddisfazione del cliente offrendo qualità di prodotti e servizi, da sempre fiore all'occhiello di Mercedes-Benz. L'affidabilità e la flessibilità dei tecnici d'officina, specializzati Mercedes, e la professionalità dello staff di vendita completamente rinnovato, sempre a servizio del cliente, sono le linee guida della DAG Auto, concessionario ufficiale Mercedes-Benz. DAG Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, Manocalzati, nei pressi di Avellino Est. Rieccoci con Diretta Stadio e Studio, riapriamo subito questa seconda parte con una telefonata. Pronto? 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 Sì. Volevo intervenire, sono Tony. Ciao Tony, ciao Tony. Tanti auguri Tony. Per la trasmissione, per la nuova trasmissione, per il nuovo anno sportivo e per l'Avellino Calcio. Ben trovato. Anche a te, diciamo, e a Zappello. Per quanto riguarda, cioè, ci sta un po' stretto il Parigi. Però voglio sapere quello scienziato di Guardalinea di Sala Conselina, perché se non lo sapete, Guardalinea era un pesciaiolo, cioè di Sala Conselina, cioè come ha fatto a vedere questo fuori gioco? Io l'ho visto per televisione. Cioè mi pare che comunque sia partito un poco dietro alla linea della palla, cioè non vedeva l'ora. Quindi abbiamo cominciato come avevamo finito l'anno scorso, con i torsi arbitrali, perdendo punti, cioè non mi pare che sia giusto, cioè non si può giocare così, cioè già abbiamo perso i primi due punti, perché c'è questo signore, non so nemmeno come si chiama, che viene da Sala Conselina, cioè noi sappiamo bene, diciamo, la rivalità che abbiamo con i salentitani, si è permesso il lusso, cioè di farci perdere, diciamo, i primi due punti, cioè come si fa a disegnare, diciamo così, un guardaline, diciamo, di un tifo contrario. Comunque, per esprimere un parere bisogna, diciamo, di vedere la squadra. C'è stato l'impegno da parte dei giocatori che sono scesi in campo e certamente quando ci riusciremo a giocare con gli infortunati la squadra ce ne potrà giovamento. Mi è piaciuto molto, oltre, diciamo, agli altri, un Diallo che, diciamo, essendo stato, diciamo, un elemento acquistato all'ultimo momento, era cingolato, quindi era in prova d'Avellino, ha dimostrato, cioè, di essere un giocatore, diciamo, grintoso e valido.
L'unico appunto che devo fare per l'attacco, cioè se si infortuna Mogulo che salta, cioè io voglio vedere noi con che cosa, cioè con chi giochiamo, cioè, visto che non abbiamo punte, visto che praticamente il nostro allenatore aveva puntato su un altro schema, cioè diciamo ha comprato tutte esterne, verde, bidoni, che è pure un giocatore da calcetto che cioè, fa le finte, fa cioè, i tunnel, però per quanto riguarda il gioco per la squadra, cioè non è che serve più di tanto. Vi rinnovo gli auguri, questo possiamo dire, diciamo all'inizio del campionato, aspettiamo qualche prova più concreta, però cioè, rimane la mare in bocca di non aver vinto con una squadra scarsa, come almeno fino adesso, aveva dimostrato cioè, di non essere in forma, aveva perso 6-0 con una squadra C1 come il Ferrari Pisalò e ci voleva questo scienziato di Sala Consolina a farci perdere i primi due punti. Buona serata e auguri per la trasmissione. Grazie al nostro fedelissimo Tony da Monte Miletto. Prima di passare la linea a Domenico Zappella allo stadio, volevo tornare su una telefonata precedente e volevo naturalmente sottolineare la schiettezza di Antonio Di Contrada, perché ha sottolineato un aspetto molto importante. Vabbè, ne parlo dopo, diamo prima precedenza agli highlights di questa gara tra Avellino e Brescia. Il vostro dolore è anche il nostro, questo lo striscione esposto alla curva sud per i terremotati del centro Italia. Esordio in Serie B per Brocchi, che vede subito in avanti la sua squadra farsi pericolosa con questo colpo di testa di Federico Bonazzoli, anzi di Andrea Caracciolo, facilmente facile la parata di Radunovic. Qui è l'Avellino a cercare di farsi pericoloso con Omeonga, anzi no, con Asma, non ne sto indovinando uno, comunque era Asma che è stato uno dei migliori in campo quest'oggi. Qua un'altra occasione, sempre sulla sinistra, palla in mezzo, D'Angelo ha provato la spizzata, è stata puntuale la chiusura della difesa. Dal corner, colpo di testa di Gigi Castaldo e la prima parata importante del portiere delle rondinelle Minelli, che è stato fondamentale per la sua squadra, soprattutto in questa occasione. Mokulu lanciato da Omeonga, si fa ipnotizzare nell'uscita, è bravissimo qui il portiere del Brescia ad anticipare l'attaccante dell'Avellino. Il Brescia si fa pericoloso, si fa per dire, con questo tiro dalla distanza di Somma che finisce alto sopra la traversa. Azione manovrata, ancora con un tiro dalla distanza, ancora una volta Radunovic non si fa sorprendere e blocca la sfera. Il tiro è di Bisoli, figlio dell'allenatore Pierpaolo, che tra l'altro quest'oggi era in tribuna ad assistere all'esordio in Serie B del figlio. Brescia ancora pericoloso con tiri dalla distanza, in questo caso è stato Leonardo Morosini a provare la conclusione di destro. Con questa azione si conclude il primo tempo. Risultato ad occhiali 0-0 tra Avellino e Brescia. Abbiamo visto che Avellino ha avuto delle buone opportunità all'interno dell'area. Il Brescia si è fatto pericoloso con tiri dalla distanza. Belloni da pallinita a Domeonga, che di destro la mette in mezzo, smanaccia Minelli in calcio d'angolo anticipando Gigi Castaldo che era lì in agguato. E qui c'è il gol del Brescia, bellissimo calcio di punizione di Andrea Caracciolo, che prende la mira, praticamente fa secco Radunovic con un tiro dai 25 metri. Bel destro, potente e a giro del capitano delle rondinelle Andrea Caracciolo. L'Avellino non ci sta, si fa subito sotto con Nicolò Belloni che con il mancino la mette dentro. Castaldo non riesce a metterci lo zampino. Minelli blocca a terra la sfera. Dall'altra parte Asma la mette in mezzo, attenzione ad Angelo che prova il colpo di testa, ancora bravissimo il portiere degli ospiti Minelli a dire di no. Questo invece è il gol dell'Avellino, rimessa laterale, sponda di Benjamin Mokulu e questa volta ce lo mette lo zampino Gigi Castaldo con la solita dedica alla figlia per l'1-1 dell'Avellino. Il Brescia ancora pericoloso con tiri dalla distanza, ancora Andrea Caracciolo, questa volta però il tiro finisce alto. Calcio di punizione ancora dalla distanza, palla questa volta in mezzo, viene messa fuori e finisce così
La sfida, naturalmente, come succede sempre, non c'è l'episodio del gol annullato all'Avellino, il gol annullato a D'Angelo D'Angelo, quindi non possiamo ulteriormente commentare se ci fosse o meno questo fuorigioco del capitano dei Lupi. Fatto sta, il risultato si è concluso, la partita si è conclusa con il risultato di 1-1. Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto? Sì, pronto, buonasera, sono buonasera. Giovanni. Ciao Giovanni, buonasera. Ben ritrovati anche quest'anno, speriamo di non fare la figura dell'anno scorso. Ritornando alla partita, io spero che Biraschi non venga ceduto, oppure se venga ceduto trattenuto per almeno fino alla fine del campionato, perché dà sicurezza in difesa, stasera è stato impeccabile per me. Poi per quanto riguarda la squadra, io penso che ci sono dei ritocchi assolutamente da fare, perché a centrocampo non penso che vada bene così com'è. Come ha detto anche il tifoso di prima, la squadra è stata costruita per fare il 3-4-3, poi sì, vabbè, poi si è cambiato e così via. Giustamente manca qualche punta. E se pensano di fare il campionato solo con questa squadra, perché ho sentito dire che con Crecco si chiudeva il mercato, se pensano di fare il campionato con questa squadra si sbagliano di grosso. Noi oggi abbiamo incontrato una squadra che era peggio messa di noi, siamo seri. È vero, è vero. Ecco, già domenica prossima con l'Entella sarà un'altra musica. È così, grazie, grazie a Giovanni, ben ritrovato anche a te a Diretta Stadio e Studio. Prima di passare la parola a Domenico Zappella, stavo parlando prima della telefonata di Antonio Di Contrada, sottolineo ancora una volta la schiettezza, parlando naturalmente di questa partnership, media partner, Prima TV e Telenostra dell'Avellino. Purtroppo questo è il rischio che si corre, cioè che i telespettatori pensino o possano pensare che, essendo media partner, noi dobbiamo vedere sempre le cose positivamente. Non è così, non è mai stato così, continueremo naturalmente anche quest'anno, qualora ci sia, qualora si debba criticare, qualora si debbano mettere i cosiddetti puntini sulle i, vi posso assicurare sarà fatto, al di là del media partner che esula naturalmente da quello che succede in campo. Oggettivamente non mi sembra di aver detto nulla di sbagliato nel dire che l'Avellino questa sera avrebbe meritato la vittoria. È giustissimo, il Brescia, alla luce anche del precampionato che ha giocato, era probabilmente meno in forma dell'Avellino, avrebbe dovuto vincere l'Avellino, questo ce lo auguriamo tutti, ce lo auguriamo in ogni partita che l'Avellino possa vincere. L'abbiamo detto, quest'oggi il pareggio sta stretto all'Avellino, quindi potete stare tranquilli, nel momento in cui ci sarà da criticare nel corso di questa stagione, spero di no naturalmente, spero che le cose vadano sempre bene, però se dobbiamo criticare, state tranquilli che pur essendo media partner non ovatteremo nessun tipo di notizia, non saremo morbidi o quantomeno, ripeto, diremo le cose così come stanno. Chiedo manforte naturalmente anche a Domenico Zappella su questo argomento, Domenico, e poi ti lancio anche naturalmente, tornando all'intervista di mister Toscano, un commento sulle parole sibilline sul possibile addio di Davide Biraschi. Beh, sul tuo commento finale c'è poco da aggiungere, sei stato praticamente perfetto, esaustivo. Tra l'altro l'unica cosa che mi permetto di aggiungere è, chi ci conosce, chi ci segue, lo sa perfettamente qual è il nostro modus operandi, anche perché non è questo il primo anno che siamo media partner dell'US Avellino, lo siamo stati per tantissimi anni, fortunatamente in circostanze ovviamente che hanno visto l'Avellino protagonista di campionati straordinari. È quello che ci auguriamo ovviamente anche per questa stagione, nel caso in cui ci siano delle defaianze ovviamente le metteremo in mostra, come abbiamo fatto già questa sera nel corso di Diretta Stadio e Studio con mister Mimmo Toscano. Per quanto Domenico, riguarda proprio le parole del Domenico, tecnico biancoverde, vedi, sì, torneremo tra pochissimo a parlare delle parole di Mimmo Toscano, soprattutto sul caso Biraschi. Diamo però come sempre precedenza ai nostri telespettatori da casa. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera, sono Michele. Ciao Michele, ben ritrovato. Ecco, ben ritrovato pure a voi, la trasmissione. Volendo fare una considerazione su questa partita, siamo usciti con due punti in meno, nonostante il Brescia poi effettivamente non ha fatto un tiro in porta.
solo quella punizione, insomma, se il fortunato Caracciolo è riuscito a segnare, e poi il gol annullato ad Angelo, secondo me, come forse pure avete detto pure voi, secondo me il gol era valido, partiva un metro dietro, poteva stare qualche altro fuori gioco, ma ad Angelo non penso poco, perché vedendo dall'immagine di Sky, anche se non c'è stato il replay proprio perfetto, si vedeva che secondo me partiva da dietro, era difficile che potesse essere in fuori gioco, secondo me, e quindi ci sono tolti i primi due punti. Riguardo alla partita, è stata fatta tutto sommato una buona partita, bisogna essere un po' più cattivi, concreti nelle occasioni e cercare di segnare più qualche altro gol, questo ci è mancato, un po' di cattiveria sotto porta e forse quella punizione da cui è nato il gol di Caracciolo, il fallo di Diaglio che tutto sommato ha fatto una buona partita, essendo venuto da poco, poteva essere basta accompagnare il giocatore perché era spalla alla porta, non c'era bisogno di intervenire da dietro, solo per questo, da quella punizione è nato il gol del sfortunato purtroppo del Brescia e siamo andati in svantaggio. Tutto sommato è stata fatta una buona partita, l'allenatore non possiamo rimproverare nulla, secondo me ha messo in campo i migliori 11, poi Belloni con il grande dovuto uscire ha provato con Verde e poi effettivamente da quella punizione era nato il gol di D'Angelo che era regolare ed è stato annullato e quindi poteva finire tranquillamente 2-0. Questo Caracciolo non indovinava quella punizione e il gol di D'Angelo che era valido, sono stati gli episodi a determinare la partita, però non la Viete che ci vuole un altro attaccante d'area, secondo me dal mercato, poi se parte Biraschi ci vuole anche un altro difensore e poi anche qualche altra cosa al centrocampo, insomma puntellare la rosa con altri 3-4 elementi in questo finale di mercato da gennaio e poi con il recupero degli infortunati le cose possono andare meglio, anche se due punti li abbiamo buttati, dobbiamo sperare poi con il calcio scommesso non ci danno i punti di penalizzazione. Andare avanti, concludere la rosa, il cerchio dei 23-24 giocatori e cercare di completare diciamo, la rosa con il mercato e andare avanti, ci prendiamo questo punto anche se c'è un poco di rammarico perché ne abbiamo persi due, secondo me, questa è la mia analisi. Grazie a Michele da Montefalcione. Torniamo quindi da Domenico Zappella allo Stadio Partenio Lombardi. Domenico, come vedi nelle telefonate il timore di una partenza di Davide Biraschi c'è, però dall'altro lato dicono se parte Biraschi forse probabilmente il mercato in entrata potrà regalare qualche altro buon elemento. Ecco, vedi Leonardo, questo è proprio il grande punto interrogativo non solo della tifoseria ma secondo me della stessa società biancoverde, perché ormai è inutile nascondersi, la trattativa con il Genova c'è, è anche in stato avanzato, abbiamo già detto prima del fischio d'inizio di questa partita di Avellino Brescia, le volontà soprattutto del tecnico del Genova Juric che vorrebbe Davide Biraschi a tutti i costi sin da subito in Liguria, tra l'altro Juric conosce molto bene, lo ha visto l'anno scorso, è rimasto impressionato proprio qui nella sfida ad Avellino con il Crotone delle prestazioni del difensore biancoverde, quindi c'è questa volontà da parte del Genova di acquistare immediatamente il cartellino del giocatore. L'Avellino, almeno queste sono le indicazioni che ci arrivano, ovviamente sono voci, sono rumors, accetterebbe il trasferimento ma nello stesso momento preferirebbe trattenere Biraschi quantomeno fino alla fine del girone di andata, un po' in un certo senso quella che è stata la cosiddetta telenovela di Marcello Trotta lo scorso anno, sembrava praticamente chiusa la trattativa con il Palermo, ricordo gli ultimi giorni di calciomercato, un Trotta che poi è rimasto con l'Avellino fino alla chiusura del girone di andata per poi prendere il volo verso il Sassuolo. Io non voglio e non oso sbilanciarmi su questa trattativa, anche perché ti ripeto, c'è ed è effettiva. Il Genova ha richiesto ed è disposto anche a sborsare una parte importante di danaro per prendere le prestazioni di Davide Biraschi. L'Avellino non ha opposto il veto, ha comunque posto una condizione, ovvero quella di trattenere il giocatore almeno fino al mercato, al girone di andata. Ti dicevo, era importante secondo me vedere proprio la prestazione di Biraschi quest'oggi, perché se ricorderai abbiamo citato il caso Trotta lo scorso anno a pochi giorni dalla partenza verso Sassuolo, diciamo anche lì la trattativa sembrava praticamente chiusa, una trattativa che aveva minato la psicologia
psiche di Trotta, che non se la sentiva almeno inizialmente di giocare il derby con la Salernitana. Poi tutti sappiamo com'è andata a finire. Fortunatamente Marcello Trotta ha giocato e subentrato a gara in corso, ha realizzato il gol della vittoria, e quindi per questo secondo me sono state importanti le parole del tecnico biancoverde. Bielaschi in questo momento se l'è sentita di giocare, già questa secondo me è un'importante notizia. Ovviamente poi nei prossimi giorni, anzi già domani, Bielaschi dovrebbe partire alla volta del ritiro con l'Under 21. Saranno ore frenetiche, anche perché sostituire Davide Bielaschi in questo momento sul calciomercato non è certamente facile. Si aggiungerebbe un ulteriore tassello, si aggiungerebbe un ulteriore punto interrogativo nello scacchiere dell'Avellino, che, come detto, al di là della prestazione odierna, la sensazione è che necessiti ancora di qualche elemento in più per rendere maggiormente affidabile la rosa di mister Toscano, senza dimenticare, qui ci auguriamo davvero nel pronto recupero di elementi fondamentali quali Gavazzi, Bidaoui, Gidai e Paghera, che lo ricordiamo, anche lo stesso Migliorini, che lo ricordiamo quest'oggi, tra panchina e tribuna praticamente erano indisponibili. Se consideriamo anche questo un altro elemento particolare, oggi Toscano ha effettuato una sola sostituzione, ha fatto entrare il solo Verde al posto di Belloni, infortunato. Già questo è molto significativo. E parliamo anche un po' di cifre, perché tu naturalmente hai detto un'offerta considerevole. Si parla di 1,5 milioni per il passaggio di Davide Bielaschi dall'Avellino al Genoa. Chissà che, come va di moda in questo calciomercato, il Genoa, per averlo sin da subito, non possa ulteriormente gonfiare questa offerta. Naturalmente Staremo a vedere. Domenico, andiamo in pausa, per l'ultima pausa pubblicitaria, poi rientriamo per i commenti finali a questo pareggio casalingo 1-1 dell'Avellino nell'esordio in questo campionato di Serie B con il Brescia. Lo stadio. DAG Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, Mano Calzati, nei pressi di Avellino Est. Auto Mercedes-Benz è sinonimo di prestigio, affidabilità e sicurezza. L'ambizione della DAG Auto è raggiungere la piena soddisfazione del cliente offrendo qualità di prodotti e servizi, da sempre fiore all'occhiello di Mercedes-Benz. L'affidabilità e la flessibilità dei tecnici d'officina, specializzati Mercedes, e la professionalità dello staff di vendita, completamente rinnovato, sempre a servizio del cliente, sono le linee guida della DAG Auto, concessionario ufficiale Mercedes-Benz. DAG Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, Mano Calzati, nei pressi di Avellino Est. Like an old school party, call an old school party, don't stop. So DJ, drop my favorite joint. And
say oh yeah. Lo stadio. Rieccoci per l'ultima parte di diretta Stadio e Studio. Mi collego subito con Domenico Zappella per i commenti finali. Domenico, mister Toscano non si è voluto soffermare sui singoli, noi però possiamo farlo, il nostro ruolo ce lo impone. L'ultimo arrivato, Richard Lasic, mi è sembrato quello un po' più in ombra nel complesso, nel centrocampo dell'Avellino, uno che mi ha sorpreso, o meglio, non mi ha sorpreso, ma si è confermato almeno nella prima parte del primo tempo, sulla fascia sinistra è stato Patrick Asma, ma nel complesso entrambi i terzini, sia Asma che Belloni, anticipiamo anche un po' le pagelle, più della sufficienza. E forse qui per la prima volta mi trovo un po' in disaccordo con te, Leonardo, perché Lasic, ti sono estremamente sincero, a me ha dato un'ottima impressione, soprattutto per come ha iniziato col piglio giusto, si vede che è un giocatore di una certa esperienza, è andato più volte a cercarsi la palla, anche se spesso e volentieri è stato ignorato un po' dai compagni di gioco, ma questo fa parte un po' anche della logica delle cose, perché lo avevamo detto proprio prima del match, lo ricordiamo. Richard Lasic ha effettuato solamente 2 allenamenti con i nuovi compagni di gioco, non era assolutamente facile inserirsi, un Lasic che è partito come detto bene, poi pian piano forse effettivamente si è un po' spento, si è un po' messo in ombra, però sinceramente a me non è dispiaciuto. Per quanto riguarda gli esterni, Asma è partito bene, effettivamente spesso tutte le azioni principali offensive dell'Avellino nascevano dai suoi piedi, un Asma però, come diceva un po' anche mister Toscano, non facendo i nomi, li facciamo noi, è la caratteristica un po' di questi giovani, possono darti davvero tanto, nello stesso momento possono anche commettere delle ingenuità, e in questo senso forse l'unica delusione questa sera è stata un po' quella di Allou, perché poi se andiamo a vedere, lo stiamo facendo attraverso gli highlights, le occasioni principali, ebbene di Allou è stato colui che ha commesso il fallo che poi ha portato al calcio di punizione battuto da Caracciolo, è stato anche abbastanza ingenuo il secondo giallo rifilato e quindi il cartellino rosso proprio nel finale a pochi secondi dal triplice fischio. Mi è piaciuto molto Eomonga, si è proposto, ha cercato di fare gioco, lo ricordiamo, Anchelli è un giovane straordinario, poi l'assist, quella imbucata per Mokulu che insieme a Diallo è stata un po' forse la nota stonata questa sera, qui sto un po' anticipando le pagelle perché un Mokulu che non è riuscito ad essere spietato sotto porta come si sperava, soprattutto come ci ha abituato nella passata stagione, quell'occasione nel primo tempo secondo me la dice tutta sulla condizione ancora non ottimale da parte di Benjamin Mokulu, e anche questo lo sappiamo perché Mokulu ovviamente, visto il suo fisico, la sua stazza imponente, ha bisogno senza dubbio di più tempo per carburare da un punto di vista atletico, visto che i carichi di lavoro, soprattutto durante la fase di preparazione, sono stati pesanti, e quindi un Mokulu leggermente appannato. Dietro mi ha convinto Doncor, nessuna sbavatura, Biraschi è stato un muro, è stato eccezionale, poi come detto secondo me i migliori in campo sono stati Gigi Castaldo, che al di là del gol ha cercato appunto di trascinare la squadra, è capitan Angelo D'Angelo. Tra l'altro Leonardo, forse più passano i minuti e più accresce anche la rabbia, perché ci sono arrivate indicazioni anche da parte di altri colleghi che il gol era regolare da parte del capitano biancoverde, quindi cresce il rammarico e soprattutto la delusione, la rabbia per non essere riusciti a conquistare questa
questa vittoria nel segno della rimonta, nel segno comunque, come detto, dei due senatori, ovvero Castaldo e D'Angelo. Come detto già in precedenza, è normale, adesso ci si aspetta qualcosa dal calciomercato, ma ci si aspetta qualcosa soprattutto dall'infermeria. Non è un mistero che con Paghera, con Gavazzi, con eventualmente Gidai, e qui bisognerà capire quale sarà la scelta di mister Toscano, io penso che l'Avellino abbia delle soluzioni tecnicamente più interessanti, soprattutto il tecnico biancoverde possa fare affidamento su diversi elementi e cercare anche di cambiare in corsa modulo, come è stato anche questa sera, con l'unico cambio, con l'inserimento di Verde in posizione di trequartista. È qui che punterà molto Toscano, però ti ripeto, a me la cosa che è piaciuta molto, al di là dell'atteggiamento, è anche la disposizione tattica, al di là possiamo dare i numeri 3-5-2, 3-4-3, 4-1-2, l'Avellino oggi era ben posizionato in campo, è riuscito a coprire tutte le zone del campo, e del resto se poi andiamo a contare le occasioni gol da parte del Brescia, io personalmente, rivedendo per l'ennesima volta gli highlights, non ne ho viste, fatta eccezione di qualche timido tiro dalla distanza e fatta eccezione del calcio di punizione di Caracciolo, parliamo comunque di calci da fermo, il Brescia pericoli, azioni offensive importanti non ne ha create. Proprio così, grazie a Domenico Zappella, naturalmente ci rivediamo qui in redazione, ti saluto e ci vediamo tra poco, ciao. Detto questo, grazie Domenico. Grazie a te Leonardo, grazie ai nostri telespettatori, ciao. Ciao Domenico Zappella, ringraziamo anche l'operatore Francesco Rinaldi dallo stadio. Detto questo, non mi resta altro che andare a rivedere per l'ultima volta quelli che sono stati i risultati di questa prima giornata di Serie B, che si era aperta ieri con il pareggio 1-1 tra Spezia e Salernitana. Hanno pareggiato 1-1 anche Avellino Brescia e Provercelli Ascoli, sconfitta in attesa del Bari in casa 2-1 con il Cittadella, prima storica vittoria 2-0, storica vittoria in Serie B del Benevento 2-0 sulla SPAL, stesso risultato anche del Frosinone sulla Virtus Entella, rinviata Ternana Pisa, roboante 4-1 del Verona sul Latina, vittoria 2-0 del Carpi sul campo del Vicenza. La giornata si chiuderà con i posticipi, il primo domani tra Novara e Trapani, l'altro lunedì sera tra Cesena e Perugia. Lunedì sera il prossimo appuntamento con gli approfondimenti sportivi di Prima TV, Contatto Sport torna, prima puntata di questa nuova stagione, in diretta sia su Prima TV sia su Telenostra, con l'esclusiva quest'anno dei calciatori dell'Avellino che saranno solo ospiti nelle nostre emittenti. Questo è uno dei vantaggi naturalmente dei media partner. Detto questo, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie a quelli che hanno interagito con noi telefonando in diretta. L'appuntamento, come detto, quindi è per lunedì sera con Contatto Sport e domenica invece per diretta Stadio e Studio, quando l'Avellino sarà impegnato nella prima trasferta stagionale a Chiavari contro la Virtus Entella. Alla prossima. Il calcio è una religione. Lo stadio il suo tempio. L'Avellino è il nostro credo. Ogni partita è una storia. Loro sono pronti a scriverla. Loro sono pronti a viverla. Noi a raccontarla.